Buongiorno a tutti, oggi siamo in collegamento con il professor Luciano Corradini. Fare anche un riassunto del curriculum di Luciano Corradini è impossibile. Lui è stato un pedagogista importante, ha insegnato per diversi decenni alla Università di Roma III, è stato presidente dell'UCIM, l'Unione Italiana degli Insegnanti di Scuola Media, Unione Cattolica Italiana Insegnanti di Scuola Media. È stato anche sottosegretario fra il 95 e il 96 all'epoca del ministro Lombardi. Parliamo con Luciano Corradini per ricordare una persona che proprio in queste ore è venuta a mancare, Guido Bodrato. Guido Bodrato è stato ministro dell'istruzione fra il 1981 e l'82, anzi veramente il suo mandato era iniziato già proprio negli ultimi mesi del 1980 e Luciano Corradini ha avuto l'onore e la fortuna di conoscerlo, di collaborare con lui. E tu in quel momento eri presidente dell'IRSAE Lombardia, ricordo bene? E andavo a Roma tutti i mesi per le conferenze dei presidenti che erano presiedute dal ministro o da un suo collaboratore. Noi abbiamo, io dico, e Lucio Guasti, che era presidente dell'IRSAE dell'Emilia Romagna, io Certo. Lombardia, conoscevamo Bodrato per sentito dire, per amicizia, per averlo ascoltato in qualche conferenza e andammo volentieri a parlare con lui. Privatamente. Lui ci invitò per 4 o 5 volte la sera, quando eravamo a Roma per queste riunioni, in una specie di sala col caminetto, in cui chiamava qualche volta anche Guglielmo Zucconi, che è un grande giornalista, il padre di Certo. quel giornalista Zucconi che era negli Stati Uniti e che era molto vivace, brillante e polemico. Bene, e con loro si parlava con grande confidenza, con grande serenità, con impegno naturalmente, perché erano persone dotate di grande etica, oltre che di intelligenza e di visione, e volevano sentire i nostri pareri, così come li vedevamo dalla Lombardia, dall'Emilia e in periferia, e anche nell'ambito di questa conferenza nazionale. Che era un po' un osservatorio della scuola periferica. Bene, siamo stati anche a cena insieme. Noi cercavamo di perorare la causa degli IRSAE perché ritenevamo che fossero degli strumenti per animare la scuola. La parola IRSAE vuol dire istituti regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi e dovevano avere anche dei centri provinciali. Erano regionali, ma dovevano essere il supporto dell'innovazione scolastica, un aiuto al ministero, ma nello stesso tempo un aiuto alle singole scuole con le quali noi facevamo attività di aggiornamento e facevamo i commenti e i giudizi sulle proposte di sperimentazione che venivano fatte. Parlare con Bodrato era bello perché lui aveva anche il senso della politica. Per esempio, fu triste quando non poté portare a termine la riforma della scuola media superiore perché il nuovo lui fu ministro con Spadolini, dei due governi Spadolini. Quando divenne ministro Fanfani prese Bodrato, che era bravo anche in economia, e lo mise a fare il ministro. Al Ministero del Bilancio, certo, andò al Esattamente. bilancio. E lui ebbe la sensazione di aver perso un'occasione perché la Falcucci, che fu sua successora, non riuscì a realizzare quello che lui aveva cercato di impostare. Dice: se fossi stato lì, forse avrei fatto una riforma. Però poi aggiungeva: ma in fondo non dobbiamo preoccuparci come ministri che stiamo in carica così poco tempo di volere una riforma perfetta. Siamo in una situazione di evoluzione continua, noi dobbiamo preparare la gente a, come dire, a cercare di adattarsi alla novità e soprattutto quando si riesce a varare qualche cosa, bisogna riuscire poi a farla realizzare concretamente. Ecco, quindi Bodrato aveva anche un grande senso, come dire, della praticità, cioè lui si rendeva anche conto che
fare il ministro è un lavoro difficile e si rendeva anche conto che alle volte le aspettative che un ministro ha, le speranze che un ministro ha, mal si conciliano con i tempi della politica. E quindi che cosa diceva in proposito? Lui diceva, intanto era ministro dell'università e dell'istruzione e Certo. quindi era in disaccordo con coloro che volevano separare i due ministeri pensando piuttosto all'interesse dell'università e meno a quello della scuola, perché secondo lui dovevano essere uniti. Però diceva nello stesso tempo che doveva esserci un ministro che si occupava dell'amministrazione e lui citava De Palma, che era un grande direttore generale. Ecco, e l'altro ministro che doveva occuparsi del governo e del Parlamento. Quindi c'era una funzione politica e una funzione amministrativa in senso Certo. forte. Lui, concludendo un suo pensiero che espresse a noi, ucimi e amici, quando facemmo un convegno a Roma per i 150 anni di scuola italiana per l'unità. Ecco, ringraziando Buzzi e la Cacci, che erano presidenti rispettivamente dell'AIMCE e dell'UCIM, diceva: quello che importa sostanzialmente a me è che ognuno, sulla base del ricordo bello che ha di un maestro, di un docente che gli è stato un esempio da imitare, si renda la scuola socratica, cioè la renda più di ogni altra riflessione. La scuola ha il compito di insegnare, ma ancor più di educare al rispetto degli altri, all'apertura al mondo, al senso critico, ad una seria riflessione sul tempo che stiamo vivendo, alla cittadinanza globale e alla legalità nei comportamenti quotidiani, cioè all'uso intelligente dell'intelligenza. E qui senti questa frase: la scuola deve spingerci a dare una dimensione umana a tutto ciò che ci impegna, ad ogni rapporto sociale, deve prepararci al cambiamento. Questo compito è reso più importante dall'aggressività delle nuove agenzie televisive ed informatiche, cui dedicano sempre più tempo e attenzione le giovani generazioni. E deve favorire per questa via la costruzione di una società caratterizzata dalla fraternità. Non era ancora arrivato Bergoglio sulla scena, che è un dovere e un valore troppo spesso dimenticato, e dai valori della libertà, della giustizia e del rispetto della persona cui si ispira la Costituzione. Sono ormai molti studiosi e pedagogisti convinti che l'obiettivo della società che vogliamo restare, se che vogliono restare democratiche e resistere alla tentazione della regressione populista che minaccia anche l'Europa, non deve essere quello di puntare tutto sulla crescita economica, ma quello di favorire la crescita culturale, educando i giovani ad essere responsabili delle proprie idee e quindi anche della conseguenza delle proprie azioni, specie di quelle che si riferiscono al bene comune, eccetera. Ora, io in quel periodo scrivevo articoli dedicati al tema della partecipazione e al tema dei giovani. Ecco, e mi interessava in particolare legare insieme scuola, Certo. famiglia, mondo giovanile, perché si capiva che o tutte queste forze si mettevano insieme secondo il grande disegno che era dell'82, sostanzialmente, quello del rapporto Fall, che prevedeva l'educare ad essere, quindi pensava di combattere la pretesa della contestazione globale e quindi della lotta contro il sistema per distruggere il sistema, prevedeva invece una concezione di educazione permanente e di comunità educativa o educante, la cité éducative. Se non capisco male, Luciano, qui siamo anche dentro al filone di pensiero che era stato aperto già negli anni 50 da Aldo Moro, filone di pensiero di cui tu sei stato, sei tuttora un grande studioso, tu ti sei occupato molto del tema della
educazione civica, dell'educazione alla cittadinanza. Quindi siamo dentro questo filone, quindi Bodrato si ispirava anche al pensiero di Aldo Moro su questo punto specifico. Assolutamente, ho parlato anche con Misasi di Bodrato e del periodo in cui Aldo Moro fu imprigionato e ci fu quella tristissima, complicatissima vicenda che vide anche Bodrato destinatario di una delle lettere di Moro, insieme con Zaccagnini, che era un altro grande amico di Moro. Senti, concludiamo davvero con questa battuta, Luciano. Guido Bodrato aveva fatto il ministro per poco più di un anno e mezzo, e quindi diventa difficile dare un giudizio compiuto, completo, perché il tempo in cui lui ha lavorato è davvero relativamente ridotto. Ma pur con questo limite, tu pensi che noi possiamo ragionevolmente inserire Bodrato nella top 10 dei ministri dell'istruzione degli anni 70, 80, 90? Cioè lui è stato davvero un ministro importante? Direi senz'altro di sì, per la sua visione culturale ampia, per il suo senso delle istituzioni, il suo senso del valore della persona e della società in rapporto alla quale orientare la istruzione scolastica e le riforme. Cioè vedeva le riforme non come un toccasana, ma come un'occasione per preparare e per realizzare una parte di quello che era possibile, ma quello bisognava farlo e non cincischiare. Quindi avere il senso dell'importanza sia della ideazione, del lancio giornalistico della riforma, sia della realizzazione quotidiana nelle scuole, tenendo i rapporti con l'amministrazione e tenendo i rapporti anche con noi degli IRSAE, che eravamo delle istituzioni nuove ma abbastanza importanti proprio per la connessione, la interconnessione tra momento didattico educativo, momento amministrativo, momento politico ideativo. Ecco, queste erano cose importanti. Bene. Senti, un ricordo proprio molto personale di Guido Bodrato che tu hai, un ricordo magari anche recente, qual è? In quale occasione tu, per esempio, ultimamente hai avuto modo di incontrarlo o comunque di vederlo? Ho fatto un pranzo anche con Bodrato in occasione di un convegno che abbiamo fatto in Piemonte. Siamo stati a tavola insieme davanti un altro. E l'ho sentito l'ultima volta, qualche mese fa, a Brescia, con Castagnetti. Lui parlava stando a casa, dalla sua poltrona, ma non riuscivano mai a farlo smettere di parlare, perché era così appassionato che veramente dava l'impressione che queste persone non sono entrate in politica per caso e non sono uscite con il senso dell'inutilità e del rammarico, hanno continuato la loro battaglia, perché si va in pensione da un ruolo, ma non da un amore. E lui, certo, è stato capace di vivere in questo modo il suo servizio ministeriale. A 90 anni, quanti sono? Io sono del 35, lui del 33, insomma, non è che sono molto lontano da andare a trovare. No, auguriamoci assolutamente di no, noi ti vogliamo vedere, sentire, intervistare ancora molte altre volte, assolutamente no, non metterti in testa queste idee strambe. Davvero grazie a Luciano Corradini per questo splendido ricordo che lui ci ha regalato di Guido Bodrato. Grazie davvero, grazie.